venuto con Padre Pio dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Quanti devoti, quanti figli spirituali Padre Pio ha incontrato nel corso della sua vita. Uno di questi, Angelo Cantarelli di Parma, che era un imprenditore, e prima di incontrare Padre Pio, ecco, era in una fase critica della sua vita, in piena crisi, non solo esistenziale, ma anche una crisi imprenditoriale, crisi economica. Lui vuole cambiare vita, si prepara per questo incontro con Padre Pio, scende a San Giovanni Rotondo e si vuole confessare. Ecco, lui subito dice a Padre Pio che vuole cambiare vita, ma si trova in difficoltà nell'andare a mettere in fila tutti quelli che sono stati gli errori della sua vita, senza accostarsi soprattutto ai sacramenti. Quindi si inginocchia ai piedi di Padre Pio, dicendo: Padre, io sono pieno di peccati tranne l'omicidio, però mi pento di tutto e voglio cominciare una vita nuova. Il padre ascolta, chiede qualche particolare, entra nel dettaglio di diversi peccati e poi gli dà la soluzione. Meravigliato, Angelo gli chiede: ma padre, ma mi ha sentito, mi ha ascoltato bene quali sono stati i miei peccati? E Padre Pio lo tranquillizza e risponde: come, non ti ho capito, secondo te ti assolvevo così? Stai tranquillo, sì che ti ho capito. Angelo cambia effettivamente vita, partecipa ogni giorno all'Eucaristia, dà una mano a coloro che sono in difficoltà, fa tanta carità, diventa un benefattore della casa Sollievo della Sofferenza, scende spesso a San Giovanni Rotondo per confrontarsi con Padre Pio, per chiedere consigli per la sua attività, per chiedere consigli anche per la sua vita personale. In uno di questi viaggi di ritorno verso Parma, era in treno, ha un ictus. Il treno viene bloccato all'altezza di Civita Nuova Marche, lui viene ricoverato d'urgenza nella clinica Villa dei Pini e qui resterà in coma per diverso tempo. Padre Pio viene avvisato e manda dall'amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza Enzo Bertani per capire un po' qual era la situazione. Purtroppo la situazione era critica, lui era in coma, aveva una serie di problematiche e tutti cominciavano a lamentarsi. Soprattutto la moglie di Angelo, dicendo: ma perché? Angelo si era convertito, Angelo aveva intrapreso una vita nuova ed è diventato un benefattore, era sceso a San Giovanni Rotondo per dare un'offerta alla Casa Sollievo della Sofferenza. Perché tutto questo? Enzo Bertani racconta tutti questi dissapori a Padre Pio nella cella numero 1, che ascolta e non risponde, e poi si trattiene nuovamente in preghiera chinando il capo. L'indomani, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, fa chiamare Enzo Bertani e gli dice: vai dai familiari di Angelo e rassicurali, perché ho chiesto al Signore di continuare a far vivere Angelo per altri 10 anni. Enzo va verso Parma, insieme scendono su Civitanova e racconta tutto questo ai familiari di Angelo, che subito dopo esce dal coma, riprende la sua attività, continua a fare la sua attività caritatevole, non solo per i poveri, ma anche la stessa Casa Sollievo della Sofferenza, e dopo 10 anni esatti può finalmente incontrare